Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Nelle lettere scritte dall'Apostolo Giovanni si evidenzia l'autorevolezza di colui che ha conosciuto Gesù, di colui che ne ha visto le gesta e ne ha subito il fascino e la guarigione. Giovanni ha creduto all'amore di Dio, lo ha desiderato e custodito. Non dice che lo ha reso perfetto come lui, ma ci dice che se lo desideriamo, l'amore di Dio resterà in noi. Non allude a una condizione esente da peccato, perché tutti sappiamo che l'unico che non ha peccato è Gesù. Tuttavia avremo la possibilità di ricevere un amore più maturo, caratterizzato dalla fiducia del giudizio amorevole di Dio. Quel giudizio che ci salverà perché abbiamo creduto in Lui. Questo amore modificherà il nostro atteggiamento verso il prossimo, rendendoci sensibili ai suoi bisogni, senza per questo aspettarci nulla in cambio. L'amore di cui parla l'Apostolo Giovanni è un amore altruista. Ricordati in questa giornata che Dio è amore e che tornerà affinché vivremo con Lui la vita eterna promessa. Buona giornata.